Cari amici, una domanda. Secondo voi le vacanze estive dei nostri ragazzi, degli studenti, sono troppe? La domanda è necessaria perché ho letto in questi giorni che sta circolando una petizione online che ha già superato le 6.000 firme, dove si chiede di ridurre le vacanze estive dei nostri studenti, di aprire le scuole anche a giugno e luglio con attività extra, scolastiche e che evidentemente si pone l'accento sul fatto che le vacanze in Italia sono troppe, sono troppo lunghe e si creano degli oneri indotti per le famiglie. Io, francamente, su questo argomento la penso un po' diversamente. Credo che il nostro modello di scuola sia un modello positivo dal punto di vista della gestione dell'arco temporale dell'anno, ma comunque sia, qualsiasi proposta credo debba passare anche dal confronto con chi la scuola la vive quotidianamente, gli studenti. È vero che gli studenti sono ragazzi, ma è anche vero che il passaggio di coinvolgimento degli studenti, su queste proposte sarebbe bello e interessante. Altro è invece, cercare di creare delle alternative durante l'estate a basso costo, magari a carico dell'ente pubblico, dove far trascorrere le giornate, il tempo in modo produttivo ai nostri giovani. Ci sono campi estivi che sono molto onerosi, quindi magari sostegno per accedere a questi, oppure altre iniziative del genere. Però chiedere sostanzialmente di ridurre il periodo di vacanza di chi ha studiato 9 mesi e si è sempre fatto così in Italia, è sempre andato bene, penso sia una cosa sbagliata. Voi cosa ne pensate? E soprattutto, non sarebbe giusto coinvolgere sempre i fruitori primari della scuola, cioè i ragazzi, e quantomeno sentire la loro opinione prima di fare proposte del genere? Io la penso così. E voi come la pensate? Dite pure la vostra.